tempo di due Carrare chiede l'intervento dell'Ordine degli Architetti. Non ci fidiamo di questa amministrazione, così Matteo Cavattone sulle giustificazioni allo stipendio di Bettin. Borgo Peano, i cittadini difendono la via, ora basta, siamo pronti a incatenarci. Lascia la piccola di 2 anni sotto il sole cocente per andare a chiedere l'elemosina. Edizione di Padova dei notiziari di Rete Veneta, buonasera e ben ritrovati. In apertura, come avete sentito, parliamo del centro commerciale di Due Carrare ed è scontro aperto dunque tra Ascom e sindaco sul centro commerciale appunto. Vediamo. La possibile costruzione del centro commerciale davanti al Castello del Cataio ha provocato uno strappo ormai insanabile tra Ascom e il sindaco. L'associazione dei commercianti accusa il primo cittadino di Due Carrare di voler convocare una riunione sulla variante del piano interventi con tutti i soggetti interessati martedì 8 agosto, una data ad alto rischio assenze visto che molti sono già partiti per le ferie. Facevo cose nel mese di agosto, potrebbe essere malafede perché riteniamo che sono situazioni un po' di vacanza e quindi la gente non è ben concentrata sul tema per far passare magari l'accordo di programma. Noi non vogliamo assolutamente che questo succeda, vogliamo che il sindaco sia trasparente. In queste ore intanto pare che il presidente nazionale dell'Ordine degli Architetti Giuseppe Capocchin sia stato incaricato per il centro commerciale. Ascom fa un appello al professionista in nome dell'impegno dell'architetto a favore della rigenerazione urbana. Solliciteremo anche Capocchin perché non si applichi in questa avventura, perché ritengo che soprattutto anche un architetto come Capocchin, che è molto attento al consumo del suolo, all'impatto ambientale, al disastro geologico che può creare, quindi a tutte queste situazioni, faremo forza e leva su tutti quelli che possono essere soggetti che possono in qualche modo complicare la vita al percorso del centro commerciale. La nostra proposta è che venga estesa la competenza del Parco Colli in modo da tutelare l'area dove dovrebbe sorgere il maxi centro commerciale. Padova, la politica amministrativa, l'opposizione continua ad attaccare la maggioranza sullo stipendio d'oro di Massimo Bettin. Non basta rispondere con un comunicato stampa, dicono, il sindaco deve rispondere piuttosto in consiglio comunale. Mentre in queste ore viene comunicata l'assunzione di 3 nuovi collaboratori nello staff del sindaco e del vice sindaco di Padova, la polemica sullo stipendio d'oro al portavoce di Sergio Giordani, Massimo Bettin, continua ad infiammare Palazzo Moroni. L'opposizione torna all'attacco dopo il comunicato stampa congiunto dei capigruppo di maggioranza che di fatto legittima l'importo stellare. Tutti saranno chiamati, tutti i consiglieri comunali, compreso il sindaco, a spiegare le loro ragioni e poi, come dire, a condividere la responsabilità anche giuridica di un voto in merito al nuovo incarico del portavoce e al suo esorbitante stipendio. La questione dello stipendio di Bettina sarà al centro del prossimo consiglio comunale. L'opposizione vuole che ogni consigliere, pure il sindaco, prenda una posizione chiara. Non si fa amministrazione con i comunicati stampa, si fa amministrazione nei luoghi deputati. Mi pare che in questo momento gli unici che stiano facendo davvero amministrazione siano i consiglieri di opposizione che chiedono agli amministratori di maggioranza di esprimersi in consiglio comunale. Contro Bettini in questi giorni si sta scagliando anche il mondo accademico. Sui social network la polemica è protagonista. Gli interventi più duri, quelli del professore di grammatica italiana Michele Cortelazzo, che boccia il comunicato diffuso da Coalizione Civica, che riprende la giustificazione fornita dalla maggioranza. Un documento del fumoso politichese, stile Prima Repubblica, scrive Cortelazzo. Ed ora ci spostiamo in via Peano, dove i residenti si oppongono alla realizzazione di una strada ad alta percorrenza che stravolgerebbe il rione e che tra l'altro affermano non è nemmeno necessaria.
Per i residenti di Via Peano la misura è colma. Dall'epoca della sua fondazione questo piccolo borgo immerso nel verde ha assistito ad una trasformazione impressionante. 5 linee ferroviarie, via Montala, tangenziale, i depositi APS, il Geox collegato a Via Peano dal percorso ciclomoto pedonale. Che ora l'ultima porzione superstite di Via Peano sia sacrificata per realizzare una bretella che mette in comunicazione Via Montà con il nuovo centro commerciale che sorgerà all'ex Foro Boario e la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ecco, noi non vogliamo che questa strada si allarghi, vengano fatte prodotte luci a LED, pista ciclabile e quant'altro serve per fare una piccola circonvallazione per arrivare all'interesse privato. Oltretutto la nuova strada, affermano, non è necessaria. Assolutamente non è necessaria. Non è necessaria, lo è necessaria se qualcuno vuole vedere un po' più in là, farci diventare il fronte di una rotatoria, di una grandissima rotatoria, le cui strade sono Corso Australia, Via Montà e Via Peano. Noi verremo a fare parte, dopo 100-150 anni, verremo a far parte di un fronte di una rotonda incredibile. Non accettiamo. Ed è shock. A Padova una bimba di 2 anni ha rischiato di morire per un colpo di calore perché la mamma la teneva in passeggino e appunto sotto il sole mentre chiedeva l'elemosina. Ha rischiato di morire sotto il sole cocente di questi giorni. Una bimba di 2 anni è stata salvata in extremis dagli agenti delle volanti. La mamma alle 14.30 del pomeriggio la teneva in passeggino mentre chiedeva l'elemosina sotto la calura in piazza Bardelle in zona Stanga. La piccola, stremata dal caldo, era bollente. Quando gli agenti, intervenuti dopo una segnalazione dei passanti, sono arrivati sul posto, hanno trovato la mamma con il passeggino e hanno subito visto che la piccola non rispondeva agli stimoli. L'hanno bagnata con dell'acqua, una manovra indispensabile quando si è di fronte ad un colpo di calore, come ci ha spiegato il primario del pronto soccorso. L'unica cosa che fa la differenza, io metto la mano sulla persona, se la persona in quel momento ha la cute che è calda che vi ustiona, ma non è sudata, sono guai, perché vuol dire che la centralina è andata in tilt, non riusciamo con la termoregolazione naturale a lasciare che il sudore esca e questa è una persona che ha rischio immediato di vita. La piccola però era in condizioni gravi, troppo accaldata, sotto evidente stress fisico, non si muoveva. È stata portata d'urgenza in pediatria dove si trova tuttora ricoverata. Ora i genitori sono stati segnalati al Tribunale dei Minori. La mamma è una padovana di 25 anni con precedenti per droga, era da sola con la piccola. Il padre, anche lui con precedenti per droga, ha un divieto di dimora a Padova. E queste erano le notizie scelte per voi dalla redazione di Padova. Il telegiornale termina qui. Arrivederci.